Impronte Acustiche presenta. Cooking Lullabies. Bentornati di nuovo. La regione della puntata è il Lazio, secondo la vostra votazione. Antipasto: carciofi alla giudia. Ingredienti per 4 persone. 4 carciofi romaneschi, detti anche mammole, o carciofi cimaroli. Olio per friggere, quanto basta. Sale, quanto basta. Preparazione: pulire i carciofi scartando senza risparmio i petali esterni fino ad arrivare alle porzioni più tenere e verdi. Rimuovere la parte finale del gambo e assottigliare quella rimanente alla base del carciofo, servendosi di un piccolo coltello, preferibilmente uno spelucchino. Ricavate delle rose di carciofo, tagliando i petali con un movimento a spirale dalla base verso la sommità. Se presente la barbetta all'interno del carciofo, rimuoverla. Se mondate molto prima della cottura, conservare le verdure in una bacinella con acqua e succo di limone per prevenire l'ossidazione. Tuttavia, prima della cottura, assicurarsi di averle ben scolate ed asciugate. Cottura: preparate una casseruola o una piccola pentola con olio per la frittura e portarlo a circa 140 gradi. Cuocete carciofi per 10-15 minuti, dipende dalle dimensioni, a testa all'insù, fino a che non saranno teneri nelle parti interne. Ma occhio a non stracuocerli. Non si devono sfaldare. Togliere i carciofi dall'olio per disporli capovolti su un piatto o su un vassoio, in modo che perdano l'olio in eccesso. Dunque, salarli. Aprire i petali del carciofo per ricavare un bel fiore. A questo punto, portare l'olio ad una temperatura maggiore di circa 170 gradi e immergervi nuovamente i fiori, stavolta con il gambo verso l'alto, per rendere croccanti le foglie esterne. Una spruzzata d'acqua prima della cottura è consigliata per raggiungere una croccantezza ancora maggiore. Una volta che il fiore sarà croccante e ben aperto, girare il carciofo per ultimare la seconda cottura, anche del gambo. Scolare i fiori dall'olio e riporli su della carta assorbente o su una griglia da frittura. Primo, pasta alla gricia. Dosi per 4 persone. 320-400 grammi, a seconda degli appetiti, di bucatini, spaghetti, mezze maniche o rigatoni.
200 grammi di guanciale, abbondante pecorino romano, sale e pepe nero in grani, quanto basta. Preparazione. Grattugiare abbondante pecorino romano e tagliare il guanciale a listarelle corpose. Cottura. Mettete sul fuoco una pentola con acqua. Quando l'acqua avrà raggiunto il bollore, calare la pasta e aggiungere il sale, regolandosi sulla sapidità del pecorino romano, da aggiungere a fine preparazione. Mentre la pasta cuoce, rosolare il guanciale in una padella rovente, senza altri oli o grassi aggiuntivi, oltre a quello che sprigionerà il salume stesso. Entro pochi minuti, il magro sarà divenuto croccante e il grasso fuso. Rimuovere il guanciale dalla padella con una schiumarola, conservando il grasso scolato nella padella, mantenuta calda, in modo che accolga la pasta scolata un paio di minuti prima che sia ben al dente. Ultimarne la cottura in padella insieme al grasso del guanciale e servendosi anche dell'acqua di cottura della pasta tenuta in serbo. Fuori dal fuoco aggiungete il guanciale, il pepe macinato fresco ed il pecorino grattugiato. Saltare e mantecare la pasta in padella e, se necessario, aggiungere ancora acqua di cottura. Servire con ulteriore pecorino e pepe in guarnizione. Secondo piatto. Salta in bocca alla romana. Dosi per 4 persone. 4 fettine di vitella da 50-60 grammi l'una, di un buon taglio, noce, fesa, scamone o filetto. 4 fette di prosciutto crudo, salvia, burro, olio extravergine di oliva, vino bianco secco, sale e pepe quanto basta. Preparazione. Servirsi di un batticarne per appiattire ed allargare le fettine di vitello, già tagliate sottile dal vostro macellaio di fiducia e pulite di eventuali nervetti, grasso o tessuto connettivo, per evitare che la carne si arricci durante la cottura. Adagiate su ciascuna fettina di vitello una fetta di prosciutto crudo e su queste una foglia di salvia, fermando il tutto con uno stuzzicadenti. Cottura. In una padella scaldate una noce di burro con un goccio parsimonioso di olio extravergine di oliva ed una foglia di salvia in infusione.
non appena il burro inizia a sfrigolare. Disporre i saltimbocca in padella sul lato della salvia, facendo attenzione a non sovrapporli. Rosolare per mezzo minuto, dunque capovolgerli per cuocere il lato del vitello a fiamma vivace per un altro minuto. Ultimare la cottura bagnando con circa un quarto di bicchiere di vino e deglassando bene il fondo della padella. Lasciare evaporare il vino e cuocere la carne per circa 5 minuti. Dunque, regolare di sale, tenendo ben a mente della sapidità naturale del prosciutto, e pepe a piacimento. Rimuovere la carne dalla padella e conservarla al caldo. Dunque, tenere il fondo di cottura su di un fuoco dolce, facendolo tirare fino a che non si ricava una salsa dalla consistenza desiderata. Irrorare i saltimbocca con la salsa e servirli caldi. Dolce, ma ritozzi con la panna. Dosi per circa 20 maritozzi. Per il lievito, 100 grammi di acqua naturale, 5 grammi di lievito di birra fresco, 100 grammi di farina zero. Per l'impasto, 400 grammi di farina zero, 60 grammi di zucchero, 8 grammi di lievito di birra fresco, 2 uova medie, 180 grammi di latte intero, 70 grammi di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di miele, 10 grammi di sale, un baccello di vaniglia, una scorza di limone grattugiato. Per spennellare, uova e latte intero quanto basta. Per farcire e decorare, 400 grammi di panna fresca liquida da montare, zucchero a velo quanto basta. Preparazione. Inizialmente occorre preparare il lievitino. In una ciotola sciogliere il lievito nell'acqua. Aggiungere la farina e mescolare fino a raggiungere un'omogeneità. Lasciar lievitare il composto per un paio d'ore a temperatura ambiente, fino a che non avrà duplicato il proprio volume. Si consiglia di riporlo in un forno spento con la luce accesa, che dovrebbe raggiungere una temperatura di circa 26-28 gradi. In un'altra ciotola versare
i 400 grammi